ora ho capito perché oggi Furlani era a pranzo con Carnevali. Era per velocizzare l'acquisto di Frattesi all'Inter. Ma ne vinciamo mezzo di derby di campo, di mercato, mezzo, uno, giusto, giusto così, no? Siccome vedo che va molto di moda vincere i derby di calcio e anche quelli di mercato, ma ne vinciamo mezzo. No, noi addirittura velocizziamo le trattative dell'Inter, non solo perdiamo i derby di mercato e di campo, velocizziamo anche le loro trattative. Oggi si è visto col Milan e poi ha chiuso con l'Inter. Perfetto. Belli siete ragazzi, buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti e ben ritrovati qua sul canale dal vostro amico Nech nella casa del pane Balloon. Buon martedì 4 luglio a tutti quanti. Oggi doveva essere il giorno di Frattesi all'Inter. È stato il giorno di Frattesi, ma non al Milan, ma all'Inter. Però ha parlato col Milan nel frattempo. Ragazzi, veramente non si capisce più niente. Dai, facciamoci quattro chiacchiere di questo Frattesi ormai quasi certo all'Inter. Manca solo l'ufficialità, ma lo hanno detto un po' tutti sostanzialmente. E cosa fatta? E devo essere sincero, dirò la mia perché insomma un pizzichino mi rode, no? Insomma, ma per il livello del giocatore. Poi, ragazzi, il calciomercato è così. Però voglio dire la mia insieme a voi. Prima di cominciare, però, vi invito subito ad iscrivervi al canale, ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per rimanere aggiornati su tutti i miei nuovi contenuti. Mi raccomando, è gratuito, non costa nulla. Mettete un bel like, arriviamo a 1000 like. Voglio 1000 like per questo video, vi faccio subito un altro contenuto. Mi raccomando, così si usa a dire, ma lo faccio anch'io. Arriviamo a 1000 like, ragazzi, è gratuito anche quello. E ditemi la vostra nei commenti, fatemi sapere secondo voi se è un grande acquisto dell'Inter. Secondo me sì. E se ci perde il Milan? Secondo me sì. Ditemi la vostra nei commenti. Mi raccomando, seguitemi su Instagram, seguitemi sul gruppo Telegram. Nella descrizione di questo video ci sono i vari link, ragazzi. Ma soprattutto, e dico soprattutto, scaricate l'app di OneFootball, ragazzi. L'app di OneFootball è un'app pazzesca che vi tiene aggiornati sul mondo del calcio a 360 gradi, 365 giorni l'anno. Highlights di Serie A, di Serie B, calcio in streaming. Tutto sul calciomercato, e in questo periodo veramente è un qualcosa di clamoroso perché si parla solo di quello. Potete personalizzarla con la vostra squadra del cuore, ragazzi. Personalizzandola avrete sempre tutte le notizie in tempo reale della vostra squadra del cuore, di calciomercato, di risultati, di statistiche, di pronostici, veramente in tutto e per tutto. Vi lascio anche il QR code se volete scaricarla col QR code. Perciò insomma qua siamo tutti abbastanza oramai belli, belli sul pezzo. Dai ragazzi, mi raccomando, scaricate l'app di OneFootball perché bella è l'app di OneFootball. One poop. Mi sono un po' impappinato. Dai ragazzi, allora cerchiamo di fare i seri perché insomma la cosa si è fatta abbastanza seria. Oggi doveva essere una giornata un po' di ribaltone, no? Frattesi, giocatore sostanzialmente già in orbita Inter, insomma, in base anche alle sue alla scelta dello stesso giocatore che preferiva l'Inter a qualsiasi altra squadra. Poi è ovvio, bisogna anche fare contenta la società di provenienza, però insomma lui aveva espresso il desiderio di giocare quella maglia. Carnevali sappiamo che insomma è sempre in ottimi rapporti con, e riesce a chiudere dei buoni affari con Marotta. C'erano tutte le componenti giuste per poter chiudere la trattativa, però la trattativa si è un po' arenata, no? Perché insomma l'Inter doveva per forza vendere o comunque tirare su dei soldini per poter acquistare Frattesi. Il Sassuolo chiedeva molto, l'Inter aveva messo sul piatto 25 milioni più mulattieri, valutato più o meno 8-10 milioni. Insomma, poi dopo questi 25 milioni sono diventati 23, poi dopo sono diventati 18 perché Brozovic non si è più riuscito a vendere alla cifra che si voleva. Insomma, si era un po' bloccata. Nel frattempo c'era la Roma acquattata dietro l'angolo perché insomma la Roma detiene ancora il 30% sulla vendita del giocatore da parte del Sassuolo, perciò poteva sfruttare quella sorta di scorciatoia, no? Per cercare di tirare il prezzo, però anche la Roma doveva cercare di tirare su qualche soldino, perciò era lì così così.
E si è inserito il Milan, che oggi addirittura ha scomodato l'amministratore delegato, no? Il nostro Furlani, no? È andato a cena, a pranzo con Carnevale per cercare di vedere se si poteva trattare, se si poteva chiudere. Perciò sembrava appunto, perché poi il Milan la liquidità ce l'ha, avendo venduto Tonali, avendolo ufficializzato appunto ieri, si pensava in una sorta di ribaltone. Invece il ribaltone non è stato, perché praticamente Furlani è andato a parlare con Carnevali, si sono stretti la mano, Carnevali si è alzato e ha chiuso con Marotta. Va bene, ragazzi, perciò la giornata c'è stato un ribaltone su un ribaltone praticamente. Ha chiuso con l'Inter, dalle cifre mi sembra di aver capito 25 milioni appunto con un prestito, con obbligo di riscatto a 25 milioni più il cartellino di mulattieri valutato 8, perciò insomma più o meno la cifra che il Sassuolo appunto voleva prendere dal cartellino di Frattesi. Devo dire la mia, parlando a livello adesso al di là delle battute, insomma dei derby di mercato, dei derby di campo, che effettivamente quest'anno ci butta veramente male, li abbiamo persi tutti, tutti. Noi siamo riusciti a vincere un derby, l'ultimo derby che abbiamo vinto è stato l'anno scorso, nel 2022, in campionato, e poi ne abbiamo giocati altri 4 in campo, più 2 di calciomercato, e li abbiamo persi tutti quanti. Nel 2023, perciò Supercoppa d'Europa, andata e ritorno di Champions League e il ritorno in campionato, più Turam e adesso Frattesi. Insomma, se così la vogliamo buttare, mi rode un po' adesso al di là delle battute, derby di mercato e quant'altro, che poi il derby di mercato si lo vince, poi bisogna vedere poi come giocherà, come andrà il giocatore, se poi sarà forte, insomma l'avrà vinto in tutto e per tutto questo derby di mercato, se invece sarà una pippa, insomma poi però dubito che sia una pippa, perché devo essere sincero, Frattesi è un giocatore che a me è sempre piaciuto, è un giocatore molto forte fisicamente, è un giocatore che ha dalla sua, è un po' simile a Barella, no? Infatti si pensa che non possano giocare insieme, invece io dico che possono giocare assolutissimamente insieme, perché un centrocampo con in mezzo Çalhanoğlu, ecco, forse l'Inter ha perso Brozovic e quella è una perdita molto grave, però Çalhanoğlu ha fatto molto bene, se dovesse ripetersi in quel ruolo come ha fatto l'anno scorso, insomma è un bel centrale di centrocampo con i due laterali, Frattesi e Barella, e poi i due esterni, chiunque siano, insomma è un grande centrocampo, fa un colpo pazzesco, perché Frattesi è un centrocampo veramente, è un centrocampista duttile, torna, recupera palloni. Ha dalla sua l'inserimento, ragazzi, a me fa impazzire, perché i centrocampisti che sanno inserirsi, sanno fare gol, che hanno i piedi, che hanno il tiro, sono dei centrocampisti che hanno una marcia in più. Guardate Barella nell'Inter, e Frattesi è sullo stesso livello, forse un pizzico meno, Barella un po' più affermato, però insomma Frattesi ha tutte le quali, Frattesi ha tutte le qualità per potersi affermare anche lui, e insomma con questo colpo l'Inter fa un grande colpo. Adesso io non so come scenderanno in campo, se potranno giocare insieme o se magari si alterneranno, non credo, perché insomma sicuramente l'Inter fa un grande colpo, l'Inter fa un grande colpo, e io un pizzico rosico, devo essere sincero, da milanista lo dico, un pizzico rosico, perché è un giocatore che mi sarebbe piaciuto vedere nel Milan, mi avrebbe fatto piacere vederlo indossare la nostra maglia, perché è veramente un giocatore forte e il Milan ha bisogno. È vero, no? Poi con il modo di giocare del Milan con il 4-2-3-1, non so che tipo di giocatore, come potevi inserirlo? Secondo me il Milan avrebbe dovuto cambiare modulo, ma poco cambia, ragazzi. Con un giocatore del genere cambia anche modulo, perché Frattesi, secondo me, proprio ha tutte le qualità per diventare un grande centrocampista. Cioè, devo essere sincero, un grande centrocampista. E, insomma, io sinceramente a un certo punto ci avevo fatto un pochettino.
cioè, ero quasi non sicuro, però pensavo che poi alla fine il Milan sarebbe riuscito a prenderlo, perché insomma, ha tolto un centrocampista italiano, allora ne avresti preso un altro per non perdere appunto quella italianità, della squadra. Italianità si dice, sì, vabbè, per non perdere troppi pezzi italiani nella squadra, insomma, Barella è già nell'Inter. Pensavo che poi alla fine il Milan riuscisse. E invece no, ragazzi, mi spiace perché secondo me è un centrocampista veramente molto molto forte e insomma, si sono giudicati anche questo derby di mercato, ragazzi. L'Inter è vero, ha perso molti pezzi, perché ha perso Dzeko, vedremo adesso cosa farà con Lukaku, però insomma, se dovesse riuscire a prendere Lukaku qualcuno andrà via di forte e se dovesse andare via Onana, insomma, è una gran bella gatta da pelare perché poi dopo devi sostituirlo, però insomma le perdite le ha avute, no? D'Ambrosio, che comunque era un panchinaro, ma quando lo chiamavi era sempre pronto. Gagliardini, per amor di tutti gli amici interisti e anche noi milanisti. Insomma, ha avuto delle perdite l'Inter, però cavolo, con questo colpo e insomma, Thuram l'hanno preso e comunque in un certo qual modo hanno sostituito Dzeko. Poi certo, Thuram dovrà far vedere se è all'altezza di Dzeko, perché per l'amor di Dio, però intanto ce l'hanno. Ora hai preso Frattesi, che è un giocatore che comunque in Italia gioca già da anni, conosce il campionato italiano, perciò vai un po' sul sicuro. Insomma, l'Inter era già forte l'anno scorso e avendo perso avendo avuto quel periodo iniziale un po' così così, aveva perso un po' di punti all'inizio, poi non è riuscita a fare un finale di stagione, cioè è riuscita a fare un finale di stagione pazzesco, ma non è riuscita poi a vincere il campionato, però o a far bene in campionato, diciamo, a vincere, no, perché il Napoli poi ha fatto grandi cose. Però, insomma, con un Inter così, insomma, è una gran bella squadra. Dovessero ufficializzarlo, io penso che oramai sono lì ai dettagli. Insomma, è un gran bel colpo, ragazzi. Bravi loro e vedremo noi se riusciremo a fare una gran bella squadra con nomi meno conosciuti, meno italiani. Insomma, mi viene un po' difficile, però spero, lo spero. Ma la speranza è l'ultima a morire. Ragazzi, Brozovic le andà, si sono salutati secondo me anche un po' in malo modo perché insomma l'Inter ha fatto questo post con questa foto di Brozovic con sottoscritto goodbye. E lui ci è rimasto un po' male, ha detto gran bello. Dalla risposta mi è sembrato di capire che non sia rimasto poi così bene, no? Insomma, ha scritto qualcosa del tipo gran bella foto, qualcosa del genere. Insomma, effettivamente non è stato un gran saluto da parte dell'Inter, non si sono lasciati bene, non do colpa né all'Inter né a Brozovic, non so chi le colpe le ha, però è un peccato che diciamo, quando un giocatore società dopo così tanti anni vanno via in questa maniera qui, è un peccato perché comunque Brozovic ha dato tanto all'Inter, come l'Inter ha dato tanto Brozovic, l'ha fatto crescere, l'ha fatto diventare il campione che è, e insomma a me dispiace, no? Quando poi insomma, la società e i giocatori si lasciano così. Peccato, peccato, fatti loro, a noi cioè, lo diciamo per la cronaca, ma non è che ci possiamo fare più di tanto. Dai ragazzi, io vi abbraccio di cuore a tutti quanti, fatemi sapere la vostra, ditemi se secondo voi Frattesi è stato un gran colpo, è un gran colpo, per me lo è. E mi raccomando, dai, ci vediamo più tardi o magari domani, vediamo in base alle news di mercato. Speriamo che nel frattempo c'è qualche altro ribaltone, magari almeno facciamo un altro contenuto. Dai ragazzi, vi abbraccio di cuore, mi raccomando, belli siete, come dico sempre io. Bye bye!